Ciao Screen Wakers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questo è un nuovo video. La quinta stagione del dramma biografico Netflix The Crown è stata pubblicata sulla piattaforma il 9 novembre e, come previsto, ha già dimostrato di essere un successo tra i fan, con oltre 1,1 milioni di spettatori il primo giorno in cui è uscita nel Regno Unito, tramite BBC però. Sembra che tutti fossero incuriositi dal vedere come gli sceneggiatori avrebbero gestito alcuni dei più grandi scandali ed eventi degli anni 90 a corte. Tuttavia, è importante ricordare che ci sono alcune trame che sono state drammatizzate per amor di fiction, il che significa che non tutto nella stagione 5 è accurato. Vediamo di che si tratta. Ovviamente occhio, perché da adesso partono gli spoiler. Se di spoiler possiamo parlare quando si tratta di The Crown, una serie basata su fatti storici. La prima pagina del Sunday Times che chiede l'abdicazione. La quinta stagione di The Crown inizia con la famiglia reale e lo staff della regina che li nascondono una prima pagina del Sunday Times che le suggeriva di abdicare e lasciare che Carlo salisse al trono. Il giornale affermava che la monarca era ormai troppo vecchia e fuori dal mondo e che la sua abdicazione sarebbe stata la cosa migliore per la sopravvivenza della corona. Tuttavia, come evidenziato dal quotidiano Times nella vita reale, nessuna prima pagina del genere è mai stata effettivamente pubblicata. Si tratta infatti di una licenza creativa che è servita a raccontare la crescente disillusione nei confronti del regno di Elisabetta da parte dell'opinione pubblica britannica in quel periodo. L'incontro del principe Carlo con il primo ministro. Con la crescente pressione della stampa britannica, che stava facendo una campagna per spingere verso un'evoluzione della monarchia, il principe Carlo organizza un incontro segreto con il primo ministro John Major. Durante l'incontro Carlo spera che il primo ministro possa usare la sua influenza per convincere sua madre ad abdicare, sottolineando le proprie qualità di leadership. Ma il vero John Major ha affermato che questo incontro non ha mai avuto luogo, arrivando a definire addirittura lo show un barile di sciocchezze sul Guardian. Il partito conservatore britannico, guidato una volta da Major, si è infatti adoperato per incoraggiare Netflix a includere un disclaimer che palesasse che gli eventi raccontati fossero molto romanzati. Il confronto di Diana con la regina. Prima che l'intervista alla BBC di Diana vada in onda, Diana fa visita alla regina Elisabetta e la informa che lo speciale televisivo metterà in discussione il modo in cui Diana è stata trattata da Carlo e dai suoi parenti. Ma secondo la storica reale Sarah Greenwood non ci sono prove dell'incontro tra Diana ed Elisabetta, né tantomeno della reazione della regina all'intervista. La bizzarra telefonata alla regina Elisabetta del 1995. Uno dei principali eventi degli anni 90 che lo show non ha coperto è stato quando la regina è stata vittima di uno scherzo telefonico in un programma radiofonico canadese. Nel 1995 un conduttore radiofonico burlone finse di essere l'allora primo ministro canadese Jean Chrétien e i due chiacchierarono per 17 minuti discutendo di politica, in particolare del prossimo referendum canadese. Questo raro momento in cui la regina è stata attivamente una figura politica è stato alla fine saltato dallo show perché avrebbe potuto depotenziare la parte inquietante che riguarda invece le telefonate dei reali che vengono intercettate. Il primo incontro di Diana e Dodi. In The Crown la principessa Diana incontra il futuro fidanzato Dodi Al-Fayed all'inizio degli anni 90 quando partecipa a una partita di polo. Lei e suo padre, Mohammed Al-Fayed, chiacchierano e vanno subito d'accordo parlando della loro relazione fredda con la regina e poi scambiano scherzosamente qualche battuta con Dodi. In realtà Diana ha incontrato Dodi nel 1986 quando stava giocando contro Carlo a una partita di polo. Successivamente si sono incontrati in modo più formale dopo il divorzio di Diana a una festa in yacht ospitata da Mohammed. Si pensa infatti che Diana sapesse chi era Dodi molto prima che si separasse da Carlo. Sidney Johnson e la formazione a Mohammed Al-Fayed. L'episodio della quinta stagione, Mu Mu, segue l'incontro tra Mohammed Al-Fayed e Sidney Johnson, ex valletto di Re Edoardo. Mohammed, fortemente ispirato da Re Edoardo, assume Sidney per farsi educare alla vita dell'alta borghesia inglese ed essere pronto all'amicizia con i reali. Ci sono effettivamente molte notizie riguardanti Sidney Johnson e del fatto che ha lavorato come curatore di una dimora per Mohammed Al-Fayed, mentre restaurava l'ex casa dei reali. Non ci sono però prove che suggeriscono che Sidney lo abbia aiutato con l'etichetta britannica o che Mohammed si sia preso cura di Sidney nelle sue ultime settimane di vita dopo essersi ammalato. L'avvertimento del principe Filippo a Diana. Il principe Filippo è uno dei personaggi più scaltri di The Crown. La quinta stagione esplora un nuovo lato di lui affinché gli spettatori riconoscono quanto sia protettivo nei confronti della sua famiglia, specialmente quando viene a sapere dalla sua confidente Penny
Jenny Nachtball che Diana sta lavorando a un'autobiografia che descrive in dettaglio la sua vita da reale e che lo porta a metterla in guardia dal fare del male alla famiglia. In realtà non ci sono prove che suggeriscano che Diana e Filippo si siano mai scambiati parole su questo argomento. Al contrario, però, ci sono lettere pubblicate tra i due che mostrano che Filippo vedeva comunque di buon occhio Diana anche dopo il divorzio da suo figlio. John Major media il divorzio di Carlo e Diana. Quando la regina Elisabetta finalmente concede a Carlo e Diana il permesso di divorziare, chiama il primo ministro per mediare la procedura di divorzio. Suggerisce infatti che possa fungere da arbitro tra le due parti, dato il successo nella mediazione di questioni politiche internazionali. In realtà non esistono prove che attestino che a John Major sia stato chiesto di fare una mediazione formale per il divorzio, né gli è stato chiesto di aiutare Carlo e Diana dalla regina Elisabetta. Date le opinioni forti di John Major su The Crown, probabilmente avrà contestato anche questo. E voi Screenweekers, avete visto The Crown? Come vi sembra il nuovo recast? Ci sono altri dettagli che conoscete riguardo alle inaccuratezze storiche della serie? Fatecelo sapere in un commento qui sotto. Iscrivetevi social al canale di Screenweekers se ancora non l'avete fatto e per altri contenuti di cinema e serie, beh, venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!